Salve a tutti, una comunicazione di servizio velocissima prima dell'inizio del video. Sabato 16 novembre, cioè il sabato della prossima settimana, saremo a Macerata per l'evento del Game Labs. Saremo lì come ospiti, di pomeriggio giocheremo insieme a voi a vari giochi da tavolo che porteremo, ora vedremo, ancora non abbiamo deciso esattamente cosa portare. Poi la sera invece intratterremo una discussione relativamente ai giochi da tavolo, quindi ci sarà da divertirsi, perciò se siete delle zone di Macerata fate un salto anche solo a salutarci se non avete tempo di giocare, che ci fa piacerissimo. Salve ai porri! Noi siamo qua con lo Scotto, il Pidu, e io sono ovviamente Nidio, e siamo qua a giocare a Rurik in un bel vecchio gameplay che da un po' non portavamo un gameplay puro. Ok, abbiamo già fatto il setup, ora non vi rispiegheremo tutto il setup perché l'avete già visto nel tutorial. No, decidiamo chi è il primo giocatore. Dimmi so quando vuoi. Stop! Comincia il giocatore con quelli più lunghi. Inizia lo Scotto e partiamo con la prima fase del primo round, cioè la fase strategica. E quindi lo Scotto inizierà a mettere i suoi consiglieri all'interno della plancia strategia. Lo mette su muovere, vedete se la colonna è vuota lo mette più in alto, tocca al Pidu mettere. Partono quelli con meno. Quindi mettela giù. Io voglio fare assolutamente l'azione di adunare, quindi metto il 5 qua per assicurarmi l'azione adunare. Ricordatevi, non si può mettere nella stessa colonna in cui l'avete già messo prima, finché non avete messo almeno in tre colonne. Quindi lo mette lì, vedete l'ha messo sopra perché aveva un punto forza maggiore rispetto a quello di prima. E adesso continuiamo a mettere i consiglieri finché non li abbiamo messi tutti. Abbiamo finito di posizionare i nostri consiglieri, adesso iniziamo a fare le azioni, sempre partendo dal primo giocatore, ma partendo in ordine inverso di numero, in questo caso in ordine di iniziativa, cioè tocca allo Scotto che prima di tutti farà l'azione con il numero 1. Muove 3 truppe ed quindi è una cosa assolutamente... Se lo riprende e muove 3. Se no può prendere una moneta. Esatto. Se no può prendere una moneta, uno può decidere di non fare un'azione per prendere una moneta. Tocca al Pidu che fa la sua azione di costruire. Paga una moneta. Paga una moneta. Non vorrei fare il presente, ho sbagliato tutto perché ho sbagliato. E costruisco. E costruisce. Ha deciso di costruire un mercato che dopo gli permetterà di prendere più risorse. Poi tocca a me che invece posso fare tassare. Vedete, ho messo questo qua. 2 punti tassare. Io controllo sia questa regione che questa perché ho più truppe del mio tipo. Quindi posso prendere questa risorsa e questa risorsa. Quindi un miele e un pesce. E li metto qua sulla mia barca. Quando li avrò pieni, poi a fine round prenderò una moneta. Tocca allo Scotto e si riparte con il numero 2. Seconda azione, puoi fare costruire. E costruisce anche lui il mercato laggiù. Tocca al Pidu che invece fa l'azione sempre di costruire. Mette laggiù. Come mai qua ha dovuto spendere 2 punti costruzione? Perché non lo controlla, esatto. Tocca a me che invece posso fare complottare. In questo caso pesco 2 carte da un singolo mazzo, ne scelgo una e l'altra la rimetto su un singolo mazzo. importantissimo. E dopo l'altra la rimetto sulla cima di quel mazzo. Io prendo questa qua e metto questa qua. La potrei usare anche subito, ma non la utilizzo subito. Me la tengo in mano. Ah, questo non l'avete visto, è il mio obiettivo segreto. Quindi lui fa adunare, quindi può adesso posizionare 2 truppe dove vuole. Guardate, aumentano le truppe dello Scottix. Il Pidu fa attaccare a 2 cose, quindi ne uccide uno di quelli e prende la risorsa che c'è sotto. E cos'è, una pietra? Una moneta. E in più anche quello, un orso. Buona, la pelliccia d'orso è molto buona perché come vedi ne basta una per riempire lo spazio. Tocca a me, con il mio 4 faccio muovere, sarebbe stato più comodo fare prima adunare, ma io mica sono intelligente. Tocca allo Scotto con l'ultimo, complottare, ne pesca 3. L'errore della vita è questo. Utilizza questa carta, vedete, come azione gratuita uno può anche decidere di utilizzare quando vuole le carte corruzione. E ha usato questa carta, quindi può fare 2 punti, 2 azioni di questo tipo. E ha preso peraltro 2 miele, quindi ha già riempito la colonna del miele. Passa al primo giocatore, al Pidu. Attenzione perché il Pidu non sarà ora il primo giocatore, all'inizio della prossima fase, quindi nei prossimi turni sarà. Potrebbe essere il secondo errore fatale dello Scotto in questa partita. Tocca al Pidu che fa tassare, 3 punti tassare. Tasso tutte e 3, quindi prendo 2 pesci. Esatto, prende 2 perché il mercato fa prendere una in più. E poi prende un legno e una pietra. 2 prego. È il mercato anche qua, quindi 2 pietre. Bene, io invece adesso faccio, nel frattempo, adunare. E adunare 3, quindi posso mettere ben 3 truppe. Ho messo le mie truppe e è finito così la seconda fase. Si passa alla terza fase. Cosa succede in questa terza fase? Innanzitutto si guarda qua se qualcuno va avanti su questi tracciati. Io controllo 2 regioni. Anche te 2 regioni. Te controllavo 3 prima tu arrivassi. Te Pidu ne controlli 3, quindi vai a quest'altro. Controllavo 3 anch'io prima tu arrivassi. E ora non più. Madonna, è partita terribile, Scott. Edifici in regioni adiacenti nessuno. Quindi tutti noi rimaniamo qua.
E commercio, invece, quante merci avete sulla nave? Io ne ho poche. Pitu, vabbè, che schifo, 6. Allora, quindi lo scotto va avanti di 1 e il Pitu invece va a 5, cioè quindi 5 merci sulla nave, il prossimo passaggio è 7. Prossima cosa, si prendono intanto le monete, ad esempio io non ho messo due segnalini qua, quindi io prendo 3 monete, gli altri 2 monete da qui io. E in più si prendono monete in base alle risorse che avete qua. Voi prendete 2, io non ne prendo neanche una. Ora, adesso, partendo dallo scotto che per ora è ancora il primo giocatore, andando in senso orario, si prende che cosa? Non l'ho detto, lo aggiungo in post produzione. Ogni giocatore prende una carta atto, che sono in pratica delle carte speciali che permettono di guadagnare punti aggiuntivi durante la partita se si soddisfano determinate condizioni. Siamo passati al secondo round e adesso il primo giocatore in questo round è il Pitu. Oppure, come ti dobbiamo chiamare? Com'è il nome del tuo eroe? Predslava. Io sono Sudislava, ancora non l'abbiamo detto. Sudo tantissimo. Sono Boris. Boris et la Boris. Fase strategica, direi che vi passiamo a massima velocità senza spiegare time troppo. Time lapse. Abbiamo finito la fase strategica, è stata abbastanza sudatissima. Questo gioco mi sta distruggendo moralmente. Ok, e adesso possiamo partire con le azioni. Parte il Pitu. L'ho tassato! Parte il Pitu a tassare 2. Bene, adesso parto io con adunare 2. Spommacere tutti se t'hai il cuore, pezzo di merda. Oltre ad adunare 2. Oh, già, che bastardo, me la butto io nel culo. Io butto via questa. Me la butto nel culo. Per fare questa, pago 3 monete e faccio questa. Questa mi dà altri 2 punti adunare. E in più avrò un punto in più vittoria a fine partita. Quindi adesso ho ad unare 4. Ho finito la mia azione, tocca allo scotto. Cazzo sì. Il Pitu sta pensando che azione devi fare, scusami. Muovere 4. 1, 2, attenzione viene qua, 2. Attacco supersonico. Uova. Come mai vi chiederete, mi ha spostato questo per l'azione speciale del suo eroe, mi gli permette che aggressività incredibile. Pago una moneta per attaccare. Attacco lui. Mi prendo una pietra. Tocca allo scotto. Attacco 2. Attacca 2. Dove attacchi? Chi lo sa. Io mi tengo. Sei già in vantaggio lì, Non so cosa. Sì, ma te ci spammi la Madonna, il cuore immacolato di Maria ci metti lì dentro. Come prima cosa, chi attacchi? Faccio fuori lui. 2 monetine. No, che fortuna! E adesso secondo attacco te. Secondo attacchi me. Allora, mi fai questo, quindi lui va avanti sul tracciato della guerra. E in più però non pesca niente perché ha Boris. Boris e ruba anche le monete. Io sto perdendo brutalmente. Tocca al Pitu che fa attaccare uno, chissà dove attacca. Attacca quello, a sorpresa, cosa prendi? Una moneta. E più faccio questo. Ecco, l'azione gratuita è quella là lì. Che cosa? Costruire. Spende una pietra più una risorsa scelta, questa qua. Per avere un'azione costruire. Il Pitu ha costruito già tutti i mercati. Ha già fatto espansione. Vuole tanto miele lui. Tocca a moi con il 4. Quindi io potrei pagare una moneta per costruire. No, però mi prendo una moneta. Vai, scotto. Lo scotto ha l'azione complottare, quindi ne peschi 3. Puoi anche cambiare il primo giocatore. Io sto facendo una partita pessima, però vabbè, dai, è per mostrarvi il gioco. Attenzione, non gli bastava. Quello che è stato. Ora l'avrò tagliato. È stato mezz'ora a dire: ma che cosa serve quindi avere tutte queste truppe? E ci metti una fortezza. Boris vuole pelliccia. E ci mette poi una fortezza che gli aumenta la potenza militare. Tocca al Pitu che fa costruire. Costruisce 2. Dove costruisci Pitu? Vabbè, ormai tre, tutte e tre, perché lì non si potrà più costruire niente. E in più converte una mia truppa alla sua religione gialla. Io faccio tassare 3. Voi direte: ma dove tassi che non è niente? E invece 2. No, e allora intanto 2. 2. E in più prendo la pietruzza, così mi riempio anche questo. Tocca allo scotto. Costruisco 1. Costruisce 1. Dove costruisci? Costruisce il mercato lì. Molto comodo. Bene. Finito questo, si passa alla fase finale, ovviamente. Allora, voi partiamo in ordine. Pitu, quante regioni controlli? 2, quindi non avanza né indietreggia, però queste ricordiamo non indietreggiano mai. Io quante regioni controllo? 2, quindi sì. Rimango lì. Te 3, quindi te avanzi di 1 con questa. Poi edifici in regioni adiacenti, il Pitu 2. 2. Lo scotto 3. Buono, lo scotto va molto avanti. E commercio, merci sulla nave, quanti ne avete? 7. Il Pitu 7, quindi il Pitu avanza qua. Lo scotto? Bastardo.
Io 3. 3, quindi rimani lì. Io ne ho 5, quindi vado qua su. Prendiamo le monete e poi ci aggiorniamo per il terzo round. Partiamo con il terzo round. Come vedete qua non ci sono più i meeple che erano in questa posizione, perché abbiamo preso tutti quelli di valore 2 che erano qua. Adesso ne avremo un consigliere in più. Noi. Facciamo come prima, che mandiamo veloce questa fase e ci rivediamo per la fase delle azioni. Sono dei bastardi! Bastardi! Questa è la reazione dello scotto e l'ansia che prova dopo la fase strategia. E il Piddu, tocca al Piddu, che è il primo giocatore. Ok, quindi mi ha mandato via da quell'area. Proprio non volevi che io stessi a Smolensk. No, è mia. Guarda io, che bella cittadina. Io non discuto, guarda lì, c'è tutto. Io parto con l'uno e faccio costruire, inventare. Metto un mercato qua dai pesci. Si muove lo scotto. Attenzione, vuole espandersi. Vuoi mettere un'altra gente qua? Tocca al Piddu, che adesso il Piddu ha due meeple con due. Quindi può scegliere quale due attivare prima. Farà prima adunare o prima tassare? Fa prima adunare, quindi aggiunge due truppe. Io invece ho due, complottare o attaccare. Attaccare uno oppure complottare. Faccio complottare. Faccio questa centrale. Questa ce l'ho io in mano. Per ora non la utilizzo. E in più pago 4 monete per fare questa. E ah già, il primo giocatore che va allo scotto. Maledetto. Oh, bastardo. Anche lo scotto complotta. Il Piddu non so che azione ha fatto perché ero distratto. Ok, quindi tassare. E che cosa tassi? Prendo due piastre. Tocca a me, che io invece ho l'azione attaccare o attaccare uno. Però si dà il caso che io possa spendere una moneta per attaccare un'altra volta. Attacco lui. Adesso che volevo fare io sin dall'inizio. E prendo due monete. Maledetto. Infatti ho guadagnato una moneta con un'azione. E con l'altra attacco, ovviamente uccidendo una truppa sua. Quindi avanzo qua di uno. E però devo pescare anche una di queste carte. Io so già che qua, perché prima lo scotto l'ha fatto vedere, che qua perderei una truppa. Ma penso che anche di qua il destino sarà. Non è vero, di qua niente. Quindi dovevo pescarne solo una perché ero in vantaggio. E perciò non perdo nessuna truppa in questo attacco. Tocca allo scotto. Solo adunare, ha aggiunto una truppa, tocca al Piddu con il suo 4 e è costruire. Quindi puoi costruire qua dove ti pare, quello che ti pare. Buono. Tocca a me con il mio 4 adunare 3, ne ho solo 2, quindi ne aggiungo solo 2 chiaramente. Uno qua e uno qua. Quindi attaccare, attacchi 2, chi attacchi? Un pesce. Sono morti quasi tutti i ribelli tranne questo qua giù che nessuno proprio l'ha calcolato, lui è rimasto qua. Rimarrà lì per il resto della partita, lui invece qua sta facendo comunella. Tocca al Piddu. Tassare, quindi tassare 3. Vabbè, prendi tutte le truffe. No, prendo 2 miele. 2 miele, poi che cosa prendi? Un legno e poi basta. Ah no, cioè 2 pesce. O un pesce e una moneta. 2 pesci. Poi tocca a me tassare, io purtroppo tasso solo uno, tasso qua dove ho il mercato, quindi prendo, mi dai un altro pesce, così riempio questa cosa qua dei pesci. Non ho preso legno, ma chi se ne frega. Lo scotto fa questo. Tassa 2. Del buon legno. Del buon grano. Due grani sarebbero due miele? Sì. Ah, miele. E che capo di grano, Cristi Dio. Ok, si passa alla fase finale, controlliamo, poi manca un solo round, controlliamo i punti. Partiamo dal Piddu perché era sempre il primo. Controllo, te Piddu, quante regioni controlli? 4 regioni. Quindi avanzi di uno sul controllo delle regioni. E lo scotto? Ne controlla 1, 2, 3, 4. 4. Quindi va avanti, io sono rimasto indietro, faccio schifo. E edifici in regioni adiacenti. Io comunque ho solo un edificio, te sempre te, Piddu 4. Poi dopo la. Commercio. 11. 11, il Piddu va al massimo del commercio. Io ne ho 6-7, quindi vado avanti di 1. Io non ho adottato una strategia, io 4. 4, quindi non avanzi. E nel frattempo si riempie, si prendono le monete e ci vediamo tra poco per il quarto ed ultimo round, dove prenderemo anche questi consiglieri. Siamo arrivati al quarto round, quarto ed ultimo round. Adesso il primo giocatore è lo scotto, sei maledetti contento? Maledetti! No, guarda. Partiamo con il quarto round e adesso come sempre la fase strategia la vedrete in timelapse, andare molto veloce, che poi non è timelapse ma mi piace chiamarlo così. Ed eccoci, qua ce l'abbiamo fatta,
E adesso si parte con l'ultimo turno di azione, quello che decreterà chi è il vincitore. Parte lo scotto con il suo numero 1. Che cosa fa il numero 1? Prima faccio elogiare i doni. Prima fa elogiare i doni, quindi elogiare. Grazie al quale può, oltre a prendere un punto vittoria, può muovere dove vuole due tizi. No, io non ho ancora fatto la mia mossa. Vai. E devi spendere una moneta e attacchi. Chi attacchi? Che cosa prendi? Una moneta. Azione proficua, direi. Sì. Eh? Io metto un omino. Metto un omino. Tocca a me con il mio uno complottare. Guardiamo che cosa posso pescare qua. Non ho mani per tenere questa roba. Non è che mi facciano impazzire queste cose, ma terrò questa qua e quest'altra la rimetto. Prego. A me faccio sì. Questo. Gioco nel mercato. Pidu. Attenzione il Pidu alla mega tattica. Spendo una delle mie monetine, lo butto lì e prendo un atto, buono. E attenzione il Pidu converte l'unico personaggio che era andato qua in, come eremita. Ok, tocca a me, quindi io posso o costruire o tassare. Interessante la scelta di tassare, anche se perfettamente inutile. Però io potrei decidere di tassare lo stesso. Ok, fatto quella in più, butto via questo e un pesce per costruire. Per costruire che cosa? Che si chiederanno loro da casa. Non lo so. Non ha senso anche questa ha un minimo più di senso, ma veramente poco. E metto quella laggiù. Bene, tocca allo scotto. Quindi tassa uno. Posso? Però capito. Cosa ne pensi di come sta andando la partita? Maledizione. Il Pidu sta facendo cose. Sì, io sto facendo. E io poi ho l'azione di costruire. Eh? Perché non l'ho usata? Non ha senso che l'ho fatto prima. Potevo usarla ora e costruirci una cosa qua. Io tolgo due mie truppe e due monete per fare questa. Che pesco due di queste e ne tengo una e l'altra la rimetto lì. Proprio quello di cui non avevo bisogno. Costruisco questa. Sì, sì, ma fai pure, eh? Cioè, fai pure, eh? Certo. Vuoi anche convertire le mie truppe? Io non è che me ne vado da... Vai, Pidu. Tassare tre. Io muovo di tre. Muovo di tre grazie alla... Attenzione, adesso faccio la mossa del secolo. Muovo di tre grazie alla quale muovo questo qua. Ho sei truppe lì, quindi faccio soddisfo la condizione di questo e mi dà la possibilità di muovermi di uno. Sì, con la quale prendo questo e ritorno. Non ci credo. No, aspetta, no, vengo qua, non avrebbe senso. Che cazzo? Vai, sta a me. Sta a te, sì. Allora, cosa mi tocca fare? A me tocca costruire, ho uno per costruire. Quindi io ero andato lì per poter costruire lì, avere un altro edificio in più. E io costruisco una chiesa. Costruirò qualcosa di ancora più. Ah, ti sei fatta anche te la casina. Ho fatto la casina. Io abito a Chernigov, a Chernobyl, dove c'è Chernobyl. Tocca allo scotto. Che attacca. Adesso posso attaccare con soddisfazione e gioia. Attacca pure. Attacchi? Attacco qui a casa. Attacca lì. Quindi attacca su Kiev. Attenzione, un bel attacco. Quanti attacchi hai? Uno. Ti stanno cercando di conquistare Kiev. Appunto, cazzo, ero dall'inizio della partita. Kiev. Quindi avanzi di uno qua e mi distrugge automaticamente uno di questi, certamente. Però, prego. Ok, è andata bene. Perciò mi ha distrutto loro. Oh, sì, vai, te intanto vai pure. Grande e potente tattica, va là. Quindi poi dice lui, il mio amico, te c'era amico lì. Io utilizzo una moneta. Cos'è quello? Ah, per razziare due. Per razziare due, cioè utilizzo tutte e due razziare per prendermi un legno. L'ho già preso io quel legno. Ho capito perché era lì allora. Perché visto che tanto non riesco ad arrivare a 9 merci sulla nave, tanto vale spenderle queste merci. Uso il miele e la pelle. Per creare una truppa. Ah, visto? Tanta roba. Per aggiungere una truppa qua. Faccio due attacchi, però devo avere fortuna su tutte. Anzi, peraltro, il primo attacco è sotto, quindi pesco due carte. Il secondo ne pesco una. Dipende da cosa succede in questa attacco. Io andrò di qua. Ho fatto su, mercante. No, ho perso la cosa. Quindi una testa? No, quindi no, te l'hai già perso. Io l'ho perso. Ah, adesso, secondo attacco, ti attacco. E prendermi. Gira due carte. Ne giro sempre due, sì. Niente e ma accidenti, sì! Ti giuro che sono felice davvero.
Ha mantenuto Kiev. Ha mantenuto Kiev. Io ho però sfortuna. Appena vado sulle cose sulla fortuna. È finito ufficialmente il quarto e ultimo round. Lo scotto quante? Regioni 4. 4 regioni, il Piddu? 5. 5, quindi il Piddu va avanti grazie alla mossa dello scotto, sennò forse non sarebbe venuto. 4 edifici, ah, okay. Te 4, 5, schifo che fai, sì, Piddu. Io 2 perché... solita cosa, faccio schifo. Commercio quante ce ne avete? Bastardo. Ma io proprio sono ultimo in tutto sono ultimo. Ha proprio vinto il Piddu in automatico. Però contiamo i punti, partiamo dallo scotto. Oh. Anzi, partiamo da me che sono ultimo. Sono ultimo. Quindi ho preso un punto qua, 2, 3 punti qua perché sono primo sul tracciato della guerra, quindi qua 8, sì, 8 più sì. Questo qua non l'ho realizzato, quindi più questi 4 punti, quindi dicevo vado a 12. 1, 7 e 5, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quindi là, che cosa dovevi fare? Miele e pelli. Dovevi avere miele e pelli. Sì, dovevo avere più miele e pelli degli altri. Di miele e pelle. Quindi, hai fatto 18? Io 12, lui 18, te? 24. Quindi, allo scotto privato secondo, io vedo una grandissima vittoria. Grazie per averci seguito. Applauso al Piddu perché ha vinto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.